Eccoci con un nuovo tutorial. Allora, iniziamo subito dal primer. Questo è un primer verde che servirà per uniformare un pochino il colorito e togliere un po' di rossori. Come vedrete è un tutorial abbastanza semplice, molto basilare ed è uno di quelli che io realizzo per tutti i giorni e in pochi minuti. Quindi, dopo aver applicato il primer, ecco un momento di deficienza, vado ad applicare una BB cream. Questa è di Kiko. La applico in step successivi senza andare in un primo momento a intensificare, ad applicare una quantità grande di prodotto, proprio perché questa, avendo un tempo di reazione abbastanza lunghetto, rischio di trovarmi con un colorito troppo accentuato. Quindi, dopo aver fatto questo, vado ad applicare un correttore che lo applico sotto nell'area dove ho le occhiaie e ne vado ad applicare un altro che mi consente di dare un ulteriore tocco di colore alla mia occhiaia. E vado poi ad applicare un fondotinta compatto che utilizzo come cipria e lo vado a stendere con un kabuki brush. Vi ricordo che tutta che la lista dei prodotti che utilizzo la troverete nel blog e di cui vi lascio l'indirizzo nel box informazioni qua sotto. Quindi, tornando al video, passo agli occhi. Dopo aver applicato un primer, vado ad applicare una base uniformante che appunto mi consentirà di ridurre le discromie e le varie venette che posso avere appunto sulla mia palpebra mobile. E vado con una polvere luminosa ad applicarla su tutta la palpebra mobile. E la vado poi leggermente a sfumare in modo da non avere linee troppo nette. Ecco qua, infatti andiamo a sfumarla. Con un ombretto color carne vado ad applicarlo sotto l'arco sopraccigliare in modo da dare un tocco di luminosità in più al mio sguardo. Vi sottolineo il fatto che utilizzando tutti ombretti comunque chiari non sarà comunque un trucco troppo pesante, quindi adattissimo alla giornata, sia dalla mattina fino alla sera. E vado quindi adesso con una matita molto scura a tracciare la linea delle mie ciglia. Vado quindi di mascara che applico sulle ciglia superiori e su quelle inferiori. Con un mascara incurvante vado a dare un tocco in più alle mie ciglia per rendere appunto lo sguardo un pochino più aperto. Passiamo al contouring per rendere questo visino tondo un pochino più sfinato e lo vado ad applicare nella tipica zona per il contouring, quindi le guanciotte, la zona delle tempie e un pochino anche la mascelletta. Con la parte rosa del duo vado quindi ad applicare il mio blush che mi darà un pochino di colore. Passiamo adesso alle labbra con una matita color borgogna che è letteralmente un must have per me per questo periodo, ormai ne sono totalmente in fissa, che vado appunto ad applicare sulle labbra, delineando prima i contorni e poi riempiendo lo spazio interno.
quindi a realizzare una combinazione tra due rossetti rossi. Questo il primo che c'è Mia, non abbaiare. Questo il primo, dicevo, è un rosso un pochino più spento e per questo motivo ci vado sopra ad applicare ulteriormente quest'altro rosso. Quindi vi lascio adesso con le foto, spero che vi piaccia e se vi va lasciate un commento nel box informazioni qui sotto. Ciao ciao!